essendo comunque consuetudine pluriennale il collocamento delle comunicazioni indirizzate ai consiglieri in apposita casella di posta, come ben noto gli stessi. Sarebbe opportuno per il futuro regolamentare tali evenienze, non essendo consuetudine per i consiglieri comunali passare a ritirare la propria posta, tenendo conto della necessità di produrre di copia separatamente i consiglieri non attraverso l'unica casella di posta. Posso dire due parole per integrare un attimino questo? Naturalmente, dopo la comunicazione che ha fatto il consigliere, io mi sono attivato nei confronti del responsabile per capire come si è svolta la questione. Ho parlato con l'interessata che accoglie la posta, che naturalmente poi protocolla, e la stessa, tra l'altro quel giorno forse era anche assente, ma ecco, c'è stato anche questo inconveniente. L'ho mandato come era la consuetudine del comune di Nogaro per quanto riguarda questa posta. Lei mi ha detto che normalmente la posta è indirizzata ai consiglieri di opposizione, viene collocata nelle caselle al luogo predisposto. L'ho domandato perché questa non c'era. Allora lei ha detto ma quel giorno purtroppo era assente, non ha potuto forse guardare con attenzione, e diciamo che forse dalla lettura, come ha detto il responsabile dell'ufficio, lei ha detto di sì. Allora io ho fatto richiesta a due persone, dopo non voglio tirare fuori i nomi. Io ho fatto richiesta esplicita, le risposte che mi sono state date, intanto quella persona lì era presente e comunque non riguarda l'unico giorno che uno può essere anche assente, no? Quindi non voglio addossare la colpa assolutamente ai dipendenti comunali, questo non è il mio scopo, insomma. È che ci siamo resi conto che questa documentazione, cioè questa nota, non c'è arrivata. E mi chiedo, se non c'è arrivata questa nota, c'è la presenza di altra documentazione che non so, con la che giro, magari. No, non c'è. Dal punto di vista fisico, lei ha detto che c'è una zona riservata ai consiglieri. Esatto. È una casella dove praticamente all'ufficio protocollo va la documentazione sia per i consiglieri di maggioranza che per i consiglieri di minoranza. Giusto? No, che sia per i consiglieri di opposizione. Sì, però c'è quella per gli assessori, quella per i consiglieri e quella per i consiglieri di minoranza. Io ho chiesto all'ufficio protocollo, mi è stato risposto che mai nessuna documentazione viene inviata ai consiglieri di minoranza. Ho anche indicato fisicamente, guarda, secondo me vi state sbagliando perché il posto fisico è questo qua. E quindi non c'era neanche da questo punto di vista la conoscenza di una casella riservata ai consiglieri di minoranza. Ho verificato. Io ho parlato con la no, sì, poi ho verificato nella cartellina, no? Come ogni tanto quando vieni in comune vai a verificare se c'era presenza di documenti e non c'era praticamente niente, ma non ho verificato una sola volta, ho verificato più volte. Per cui quando noi abbiamo ricevuto la lettera, quella inviata dal sindaco, abbiamo capito che ci mancava un pezzo, una componente del tema, che era quella nota lì che vi era stata inviata da no, non c'era stata inviata, quella nota lì è stata protocollata in comune e non c'è mai arrivata. No, non è un fraintendimento, lei è una nota protocollata in comune a tutti i consiglieri, non so se voi l'avete vista quella nota lì, non mi sbaglio, mia, tanto vorrei vederla perché non ce l'abbiamo ancora. Bene, allora, cioè, comunque il dato di fatto è che quella documentazione lì, mi state dicendo, avete risposto voi, non c'è stata data, non so per quale motivo, questo è il dato di fatto. Non posso intervenire, però posso. Io in 10 anni quella casella lì dei consiglieri di opposizione non l'ho mai vista e non l'ho mai
del suo posto, ma personalmente, ma penso che neanche capito, neanche si muore. Posso spiegarti un attimo? Perché c'era l'usanza che la posta è utilizzata all'amministrazione e compagno in comune, quell'altro alla fine deve sempre arrivare a casa. A me arrivava la posta con purtroppo aspetta un attimo, da parte di chi spedisse, il 90% delle volte, mi arrivava a casa come consigliere provinciale. Adesso dovrei tirare fuori, ma che ho sicuramente anche negli archivi. Abbiamo ricevuto due lettere in cui protocollavano per il comune della maggioranza qua, ma a Milano arrivava a casa come il resto della protezione. Allora può succedere che chi ha scritto abbia protocollato una lettera, però non abbia fatto preghiera di mandarla a tutti, e quindi uno leggendo può anche capire che magari il consigliere della protezione che si arriva a casa come a me mi arriva per 10 anni, ripeto, e non sapeva neanche l'esistenza di una casella di posta per l'opposizione. Penso che se non le possa confermarlo, perché non sono mai andato a niente di niente. È male che non lo sappia via, perché era mia. La mia è questa casella. No, ma quando l'ho fatto l'opposizione, se non le quanta roba si mandano gli autori, mi mai, non mi arrivava a casa. La lettera è questa, ed è indirizzata al signor Presidente della Casa. Ma posso vedere la copia che ha detto? La copia della tua cartellina. La tua cartellina. Non vedo niente, non vedo niente. Sono cose che le mie, non è le cartelline, non è mia problema. È via che non lo vuoi andare prima. Ieri mattina te l'ho detto che c'era, te l'ho fatto che ce l'avevi già e hai detto conoscenza. Va bene, stesso. Dopo te l'hai perso. Sì, ma qua, vero, documentazione che tornò là in comune e non è mai arrivato. Questa è la sera indirizzata al signor Presidente della Casa. Dopo passare il perso, ma siamo in giro, non su mia. Mi fa piacere che il segretario ha verificato. Cioè, le ha detto anche, guarda, che c'è una casella, dove... Il signor Presidente della Casa di Riposo, ma per me... Quella lì, posso leggerla? Meno male che la vengo in legge di spinettare. No, leggo. Al signor Presidente, e per la sua scienza gli altri, sempre. Allora, intanto, datato 10 gennaio 2012, ce l'abbiamo solo adesso. È stata protocollata il 10 gennaio 2012. Copia, no, copia al sindaco, ecco, al sindaco, consigliere comunale e segretario. Sì, segretario. E consigliere... No, ai consiglieri comunali che è qua, non è la casa del riposo. C'è scritto qua copia. I destinatari al signor Presidente della Casa del Riposo, di ospizio San Michele di Nogara, e per conoscenza ai signori e signore componenti del Consiglio di Amministrazione, al signor segretario economo, al sindaco del Comune di Nogara e ai consiglieri comunali del Comune di Nogara. Cioè, questi è destinatari. A me è arrivata dalla casa. A me non è mai arrivata niente. Non so, e neanche, perché capisco se fosse stata protocollata solo nella casa di riposo, allora è stata protocollata solo là, questa è stata protocollata in comune. Sì. Dove i destinatari erano anche consigliere comunale, non so dopo se voi l'avete. Ah, ma non si capiamo bene, va bene, dai, gli stessi, va bene, il resto del comunque prendo atto che c'era una nostra. Sei soddisfatto, va bene. Ma anche no, con se sono tutta presente a caso di riposo. Non sono io soddisfatto della risposta. La discussione è chiusa con la non soddisfazione, grazie. Non sarei a te, ma dai anch'io, vorrei dire due parole. Ah, prego. Forse non si è capita fino in fondo la verità di quanto è successo. Io capisco anche quanto ha detto prima Flavio quando diceva probabilmente è una svista, ma sarebbe stata una svista se non ci fosse stato un seguito. Allora, a me sono concesso che quando una carta viene protocollata in comune noi abbiamo i nostri contenitori dove possiamo ricevere la posta, ma se c'è scritto imbrato dal comune, perché mi ricordo i timbri erano così anche nel 2010, quando si scriveva che la documentazione doveva essere data alle persone che c'è dentro il riquadro copia A, quella copia doveva arrivare alle persone che c'era scritto lì. Quindi siccome mi sembra che ci sia scritto consiglieri comunali, e fino a prova contraria siamo consiglieri comunali anche noi, non c'è scritto consiglieri comunali di maggioranza, quindi esistendo una copia per ogni consigliere comunale, avendo noi a disposizione una vaschetta dove c'è la nostra documentazione,
da poter ritirare, mi chiedo perché effettivamente, perché lì c'è scritto, adesso vedo che state guardando, c'è scritto consiglieri comunali, quindi non di maggioranza, consiglieri comunali, sì. E anche gli altri, io rompo il ma ci sono comunali, okay. Allora, nel momento in cui c'è scritto da parte del comune che i destinatari devono essere i consiglieri comunali, vado oltre al discorso che nelle intenzioni della casa di riposo ci fosse già stata una lettera inviata, non è stato, o come se abbiano chiesto ai comuni di farlo, perché già il comune si era assunto comunque la volontà di trasmetterlo a tutti i consiglieri comunali, quindi un discorso questo che già sono passato, perché nel momento in cui voi mettete un timbro con i destinatari, io presumo che chi mette il timbro con i destinatari metta anche il foglio nelle rispettive cartelline che sia dato in mano a voi, perché siete lì, come maggioranza, compreso noi. La cosa quindi non sta in piedi il fatto di voler giustificare che è una colpa della casa di riposo. Non è una colpa della casa di riposo. E neanche dei dipendenti. Io so che se non ha scritto... Io non so chi abbia scritto consiglieri comunali perché non vado a fare la perizia calligrafica. Siccome io non voglio fare la perizia calligrafica di chi ha scritto consiglieri comunali, io so che consiglieri comunali è stato scritto né da me né da lui né a maggior ragione dalla presidenza della casa del riposo da altri consiglieri, qualcuno del comune l'ha scritto, quindi vorrei neanche i dipendenti qualcuno l'ha scritto, non è scritto la cosa amministrativo. Scusate, me lo dici? Perché siccome ti sei figlio, sei tu che amministri. Questa è la carta protocollata. Questa è una carta protocollata che non è arrivata ai consiglieri comunali. Quindi non va la colpa a nessuno. Evidentemente dal punto giuridico la responsabilità sarà sul da capo settore che ha risposto. Non mi interessa, mi interessa che noi non l'abbiamo, mi interessa questo. Punto. Va bene. Nel momento in cui oltretutto si cerca, era partito bene il discorso di Flavio, adesso purtroppo noi invece la seconda parte perché non possiamo riparlarci. No, Fabio. Non può essere colpa di nessuno. Il senso di responsabilità di a me non interessa chi ha scritto consiglieri comunali, a me interessa che se fra i destinatari c'è scritto sindaco, da sindaco prevedo e presumo che un sindaco chieda, visto che c'è scritto consiglieri comunali, i consiglieri comunali, tanto miei ma a maggior ragione gli altri, perché per i vostri magari lo dite tra di voi, è stata fatta comunicazione. Questa è una responsabilità che alla fine nasce da chi ha scritto consiglieri comunali, a cascata comunque il fatto vuole che noi non l'abbiamo a disposizione. L'aggravante di tutto questo è che, e se volete facciamo anche il punto 9, che così vista la tarda faremo un'interrogazione plurale. Il punto successivo, che è quella dell'interrogazione e risposta scritta da Bali in merito a una vostra comunicazione, questo giro protocollato da voi in data 1 febbraio 2012, protocollo 1254, qua noi chiediamo, alla fine di reperire quella nota lì di cui stiamo già parlando da qualche minuto, in quanto non riusciamo a comprendere una cosa, quello che non riusciamo a comprendere è una risposta che viene fornita da parte del sindaco del comune di Nogara, dove testualmente si dice, facendo seguito a vostra comunicazione contrassegnata con protocollo 1254 del 1-2-2012, avete per oggetto la rappresentanza dei comuni in seno al comune di amministrazione della casa di riposo, il sindaco risponde, una persona probabilmente identificata nel signor Portati Daniele, per come avete la lettera a voi, si vede che comunque c'è scritto lì, non è che ce lo siamo inventato, attuale consigliere della casa di riposo nominato dal gruppo consigliare vostro, quindi attualmente di maggioranza, e lo avete inserito quando eravate in minoranza, con riferimento a una copia del 10 gennaio riguardante la legittimità degli atti adottati dall'attuale consiglio di amministrazione della casa di riposo. Quindi nel momento in cui voi avete fatto riferimento ad una lettera della quale noi non avevamo in quel momento le copie e dovevamo allo stesso tempo essere destinatari di quella copia per volontà di qualcuno che ha scritto consiglieri comunali, in questo caso chiediamo semplicemente di reperire copie, è la parte più bella,
Quello che invece è meno bello, e chiedo in questo caso al segretario comunale che metta da parte la dichiarazione del sindaco di prima, dove dice che non ci sono altri documenti, comunque, che sono già stati inviati ai consiglieri comunali, ma gli stessi consiglieri comunali non hanno ancora ricevuto. No, prima che abbia detto così. No, detto così. Penso che il video possa... No, ma quello che ho detto è che ci sono... Non mi risulta che ci siano documenti da mandare a voi, e quelli che ci sono depositati. No, sul documento fatto una domanda specifica. Tu hai detto che altra documentazione, tu hai risposto di no. Di che tipo? Non lo so, quello che ho chiesto, comunque, professionalità, che ne so, non lo so. Facciamo una cosa pratica. Siccome noi adesso non scendiamo in protocollo a prendere i documenti, voi vi fate una panoramica dei documenti che avete al protocollo adesso alla nostra attenzione, vi fate una fotocopia, noi ci ritiriamo le nostre copie domani, dopodomani, quando sarà. Se arriverà dell'altra documentazione che doveva arrivarci pre-13-14 ormai quasi, a marzo 2012, diremo che quel documento non c'era ancora stato consegnato. E chi è? Se voi avete la documentazione che dovremmo aver ricevuto fino ad oggi, voi l'avete di cosa? Inferito a qualunque tipo. Esatto. No, io so che c'è una nota di Atate che è là. Ok, allora, attualmente c'è solo quella lì. Ma pensate io, dopo non so meno. Vuol dire che se qualcuno dirà che un mese fa ci hanno mandato, due mesi fa, un anno fa, qualcosa alla nostra attenzione e non c'è mai arrivata, capiremo anche in quel caso perché non c'è mai arrivata. Magari non c'è niente, magari c'è qualcosa, vedremo. Io sto dicendo che ad oggi depositato non c'è niente, non c'è niente, ma lo ribadisco da questo punto di vista. Questa cosa lo so che per te, perché sono dei saluti padani, secondo me, ma a me piace, al di là di quello, per cui me l'ha fatta vedere, per quello non vado a controllare. Non condivido neanche comunque il passaggio che è stato fornito, dove si va a dire che non ci sarebbe praticamente né la possibilità né la volontà di entrare più di tanto nel merito, nel controllare qual è il contenuto della cosa che viene protocollata, perché nel momento in cui qualcuno mette il protocollo e mette anche i destinatari, avrà visto che effettivamente c'eravamo anche noi fra quelli. E perciò non dico che uno abbia letto il testo, ma siccome di casa di riposo se ne parla ormai da un mese a questa parte, a tutti i livelli, dalla stampa fino a scendere, credo che nel momento in cui è stato scritto il consigliere comunale avremmo dovuto ricevere. Quello che noi vogliamo dire è che al di là di quello che ha fatto... No, che venga messo da quale questa persona che noi... No, è stata una dimenticanza, perché l'ha detto a me, l'ho detto a Vicky. Un ufficio protocollo, se questo mi sembra anche semplicistico. La parte seconda di tutto il ragionamento è che nel momento in cui noi nel punto... Allora, è stata una dimenticanza. Allora, lei mi ha sempre detto che la posta che arriva per i consiglieri, in questo caso per conoscenza, ma quando arriva direttamente per i consiglieri, perché probabilmente nel passato sono arrivate le risposte, le lettere indirizzate ai consiglieri, non per conoscenza, ma direttamente, lei l'ha sempre messa nella casella, che poi la maggioranza dei consiglieri di opposizione, siamo di maggioranza, dice che là non sono mai andati a prendere niente, come ha ribadito lo stesso consigliere. E poi... Allora, lei l'ha sempre messa, in questo caso mi ha detto si è dimenticata, perché probabilmente è stata a casa, non so cosa dice, si è scusata di mettere una cosa volontaria. Può capitare a tutti di dimenticarsi, può capitare a me, può capitare a sindaco. L'ultima cosa a chiudere il punto. L'ultima cosa che volevo dire è che nel momento in cui arriviamo al punto 9 da parte del sindaco c'è stata una risposta che faceva comunque sia riferimento a quella lettera, sarebbe stato, e qua non vanno i dipendenti, ma la politica.
sarebbe stato un normale, penso, e anche corretto modo di operare, come sono state allegate tutte le delibere che potevano interessarci, come no, perché di corso deliberato io 2 anni fa, me lo ricordo a memoria, quella lettera lì poteva forse essere a maggior ragione contenuto di un allegato di questa riporta, e magari si sarebbe accorto il sindaco lunedì 13 di marzo che c'è scritto consigliere comunale. Può essere. Proprio, secondo me, proprio il punto, cioè se lui ti risponde convinto che tu ce l'hai fatta, non è che sia stata la volontà di sopravvivere, questo non è il concetto, perché se no te l'avrei risposto, se no, io sono quello di vista, quindi va bene. Mi sembra che il 9 sia stato chiarito. Sì. Bene. Non siamo soddisfatti di tutto. No, 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 non c'è dubbio che c'è anche. Ma tu fai sempre del sentivo. Sono Matteo. Non è una colpa, è un altro. Non doveva arrivare. Parte con un'idea personale mia, perché è una domanda mia
penso di parlare anche a nome di Emanuele, è proprio perché si è uscito tutto questo polverone fatalità adesso, dove se qualcosa doveva essere deciso, qualche interrogativo doveva essere posto, non doveva essere posto adesso, ma a nostro avviso doveva eventualmente essere sfruttato il periodo del commissariamento politico di Nogara per affrontare una questione come questa. Perché è chiaro che qualunque risposta avrà questa situazione creerà non solo un precedente di un consiglio di amministrazione mandato a casa nel mentre del proprio mandato, a metà oltretutto quasi del mandato anche della stessa amministrazione comunale, ma creerà oltretutto una discontinuità per tutte le amministrazioni comunali che verranno, perché già si sa dello sfasamento 4 anni la casa del riposo rispetto a 5 anni dell'amministrazione comunque comunale. A maggior ragione, mentre questa ulteriore interruzione, come comunque sembra sia posta in intenzione fare, riteniamo che non sia altrettanto un qualcosa di corretto. Avremmo ritenuto invece più corretto, in occasione, sempre se la memoria non mi tradisce, del Consiglio Comunale di insediamento vostro, quando una domanda specifica fatta dal collega Montemezzi in merito alla vostra volontà o meno di proseguire con l'attuale Consiglio di amministrazione del San Michele. Era stato risposto che la vostra volontà era comunque di andare avanti, mi è stato anche detto, perché comunque sono state fatte anche delle manifestazioni da parte della casa di riposo, proprio o feste loro o altro, in presenza dello stesso sindaco si è sempre speso, sindaco Mirandola, comunque anche manifestando un gradimento verso l'operato che comunque era stato portato avanti. Quindi ci sarebbe piaciuto, prima di esporsi in quel contesto, quindi in un consiglio comunale di insediamento, dicendo a noi va bene così, magari dire come ci viene risposto, perché ormai ci rispondete più con domande che non fa con risposte, siamo appena subentrati, dateci un attimo il tempo di capire cosa è l'intenzione, perché la vostra dovreste molto saperla, ma qual è l'intenzione della casa di riposo rapportandosi adesso con noi, non più col commissario o con quando eravamo amministrazione noi, e dopo valuteremo cosa fare. Se ci fosse stata fornita una risposta del genere allora, chiaramente non avremmo accettato di buon grado, questo si capisce, ma se ci fosse stato detto c'è un grosso obiettivo, che è quello comunque della riqualificazione dell'ex Stellini, e perciò noi come parte politica abbiamo intenzione di portarlo avanti, avendo dall'altra parte come casa di riposo un'amministrazione, comunque un consiglio di amministrazione vicino, perché è più facile lavorare, forse è più facile avere un'idea comune che vada al di là di eventuali scaramucce di imprese di opposizione in parte, l'avremmo forse capito di più se fatto al momento del vostro insediamento, perché comunque avrebbe avuto una logica, avrebbe evitato da parte vostra probabilmente imbarazzi nei confronti della casa di riposo e viceversa, e potrebbe anche aver avuto un filo logico dal vostro punto di vista. Averlo fatto adesso, senza comunque comprovare motivate gravi motivazioni, perché sappiamo comunque di esperienze anche qui vicine, finite anche su banchi che non sono quelli del Consiglio Comunale, e le motivazioni che il TAR ha sempre comunque rilevato come meritorie di poter mandare a casa eventualmente un consiglio di amministrazione sono quelle un attimo più gravi rispetto a quelle che voi andate dicendo nei confronti dell'attuale consiglio di amministrazione del giustizio. Si parla, adesso anche se abbiamo le carte sotto mano, comunque si parla, leggo proprio testualmente un'altra realtà analoga, in caso di gravi violazioni di legge, di statuto, di regolamento o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente. Credo che qui si ragioni a un livello che è molto più grave e molto più alto probabilmente di quello che può riguardare la nostra realtà. Con questo vado ancora a dire che non ho nulla da dire al momento, se non altro, su quelle che saranno le candidature che porterete avanti. Sicuramente è stata fatta una manovra da parte vostra, il fatto di coinvolgere la popolazione, che ricordo ancora in epoca di quando avevamo messo insieme con Flavio quel tempo, avevamo inserito il dottor Gallio per quanto riguardava in quota nostra come minoranza, come unico consigliere di minoranza, e mi ricordo che l'avevamo fatto come richiesta, come volontà comunque di ogni singola parte politica, non ricordo quel tempo se la lista di Andreoli avesse proposto qualcuno, ma mi sembra di no, allora c'erano 3 minoranze, quindi è passato anche per quel motivo di no. Il fatto comunque di procedere adesso con un bando dove a quanto capito comunque il sindaco che fa le selezioni in alcuni casi anche qualche volta
dall'assessore Brunelli,